Sarà una domanda a caso. Dimmi un po' come vedi il futuro. È mio personale o quello collettivo? Ma il futuro tuo, personale prima e poi come vedi il futuro dei giovani. Beh, quando avremo 40 anni. Saremo un rovinati punk, se continueremo. Uno così. Che ha 20 anni è un punk, a 40 anni cosa è? Resta punk. No, avrà la sua evoluzione. Avrà la sua evoluzione. I punk pigliano una loro scelta come i paninari, come i drogati, come il ragazzo normale, come tutti, insomma. È molto vago il campo, però è che siamo in crisi, tutti. Comunque, guardandoci attorno, sì. Guardando questi giovani che ci sono qui a Milano, si può dire di essere in buone mani per il futuro o no? Guarda, io sono un oriundo milanese, non sono milanese al 100%, vengo da una terra che già ha i suoi problemi, che è il sud, e non ti dico qual è perché la conosci già e ormai, beh lo dico, va, è Napoli, è una terra dove in realtà veramente c'hanno tantissimi problemi e tantissime cose. I prospetti per noi giovani nel futuro della nostra vita, sia come confronto milanese che come confronto Italia, è un po' chiuso. Cioè, bisognerebbe fare una grande distinzione di tutta la setta dei giovani, capito? Bisogna dividerli e dare un po' spazio di più a... Cioè, spazio ai giovani ce n'è, però bisogna automaticamente dividerlo, hai capito? Darlo ognuno alle proprie attitudini che dimostra. Sì, ma non ti sembra che i giovani che ci sono in giro per la strada, da borghi... Ma se lo dicevo prima, è una questione di scelta, capisci? Un po' è anche l'ozio che li porta in quel modo, un po' la strumentalizzazione, perché la musica, vedi appunto lo stai ascoltando da me, la musica ti dà tante di quelle idee diverse da tutti gli altri che ti portano verso una meta diversa, insomma, capisci? Cioè ti dà un certo che di idea, di influenza sul problema che vivi. Ognuno ha la sua scelta, c'è chi piace il rock perché gli piace come tipo aggressivo, estroversere, cioè andare in quel problema, no? E viverlo nella musica. L'estrofessione è appunto il riflesso, no? Vieni spesso qui da Burghi? Sì, abbastanza. Ma durante la giornata cosa fai? Beh, da noi la tua scuola inizia lunedì e resto con loro. Ah, quindi studi? Sì, anche. In quante ore passa al giorno qui da Burghi? Non so, così vengo qua alle 4, alle 3 e vado a casa poi alle 7. Quindi dalle 3 alle 7 tutti i giorni sei qui da Burghi? Sì, ma non da Burghi, poi vado anche fuori, vado al Duomo, all'Astra Games. All'Astra Games? Ti piacciono i videogames? No, a me piace stare con loro perché loro ci vanno. Ah, ci vanno loro. Ascolta, ma non hai degli hobby? Com'è che lo occupi il tempo libero? Ma dipende dalle situazioni che mi capitano, capisci? Studi molto? Sei fa per dire, non so. Cioè tu vieni qua dalle 3 alle 7 sì, non e so nella vita fai questo? No, non so, vado fuori con mio ragazzo quando viene dalla Germania e poi vado al cinema, vado a ballare, cioè dipende. Pubblicità! Adesso pubblicità! Ecco un'altra giovane che ha le idee chiare. Aveva un piccolo e fastidioso problema, quello della forfora grassa e dell'eccesso di sebo. Ma ha trovato la sua soluzione. Adesso non ho più problemi di fuoco. Sono tagliato i capelli.
Come? Adesso ho già pubblicità? In scena da protagonisti. Di andare nel corpo dei Parà. Ah, volevo provare qualcosa di nuovo, qualche nuova sensazione. Io sono tipo che ami le forti emozioni. Sì, posso definirmi così. Con le ragazze come va? Con le ragazze va bene. Dunque io penso che ogni ragazzo a 20 anni abbia un potenziale creativo dentro sé, giusto? Io sono un... Art director. Io sono un... Art director. Io sono un... Beh, voi siete dei creativi. Se fate qualcosa di creativo, di strano, di che create voi, che alla fine avete una soddisfazione come per dire oh, finalmente ho fatto qualcosa. No. Non sei un creativo. Cioè io faccio la mia moda e basta, cioè non è che... Hai creato tu qualche cosa magari che ti sei... Tu non fai niente, tipo, cioè che lavoro fate o scuola, non so. Cioè io non faccio niente. Tu? Tu quanti anni hai? 23. Sono da 2 mesi che cerco lavoro senza mai riuscire a trovare. Se vado al sindacato ci mandano via perché dice che siamo in troppo a chiederci lavoro. Ci andiamo dagli uffici di collocamento, c'è una cosa che non finisce mai. Se andiamo in giro nessuno ci ha bisogno, ma non lo so dove. Abbiamo intervistato a proposito delle attività varia gente, varie storie diverse, c'è la gente che lavora, c'è il ragazzo che lavora, il ragazzo addirittura che vorrebbe lavorare però non può perché è disoccupato e non riesce a trovare il lavoro, e invece da un'altra parte ci sono i ragazzi a cui non pensano assolutamente al futuro e pensano solo a divertirsi e stare appunto a vivere così alla giornata, diciamo. Il caso ad esempio del ragazzino che si picchia dalla mattina alla sera, questo è un esempio tra i più, diciamo così, significativi infatti. Abbiamo anche le ragazze che stanno dalla mattina alla sera a mangiare da Burghi, a girare lì attorno. Però in generale abbiamo notato che i ragazzi non hanno più molte attività, non hanno più molti hobby, e quando abbiamo fatto la domanda appunto sulla creatività, tanti ci hanno detto anche ma non so cosa sia la creatività, non mi interessa. Altra gente è molto più interessata invece a questo lavoro, pensa al futuro, va a scuola e si trova bene nella vita appunto. Anche questo comunque secondo me è un segno di impersonalità, in quanto non sia l'espressione, cioè tutti i ragazzi si comportano praticamente allo stesso modo, passando il tempo a girare, così, magari a parlare, però... Sì, se non altro questa è una cosa che unisce i paninari dai new wave, dai punk, è proprio questo, il fatto di non avere nessuna attività, cioè in fondo non sono poi così tanto diversi, anche se lo sembrano esteriormente, ma le idee sono le stesse, cioè il trovarsi tutto il giorno senza far niente lo fanno sia gli uni che gli altri. Sì, cioè, adesso Susanna, no, volevo dire una cosa, qua mi sembra che stiamo un attimino buttando la faccina sul drammatico. Per sdrammatizzare, tenevo a precisare che non bisogna generalizzare così i giovani, perché tra i giovani senz'altro troveremo quello che è creativo, quello che ha idee in testa. Ci sono qui 4 esempi palesissimi. Come vedi, appunto, la creatività c'è anche fra i giovani d'oggi. La creatività non è scomparsa. La creatività c'è ancora.